Vediamo una ragazza che cammina verso un negozio impugnando un'arma. Casey entra nel negozio svuotato e distrutto e afferra tutto ciò che riesce a trovare, quando sente qualcuno chiedere aiuto. La ragazza va nel retro per controllare. Mentre entra nella stanza, un uomo le punta una pistola contro. L'uomo la lascia cadere e poi le chiede di abbassare la sua. Lei gli dice di alzare l'altra mano, nascosta sotto la giacca. Quando muove la mano, la ragazza vede qualcosa che luccica e pensando che sia un'arma, lo uccide. In realtà era un crocifisso. In un flashback la vediamo a una festa con i suoi amici. Mentre Cassie esce dalla festa, vede Ben, la sua crush. Scambiano qualche parola. Cassie torna a casa, saluta suo padre Oliver e dà la buonanotte a suo fratello Sam. Il giorno dopo, Cassie si allena sul campo. All'improvviso, Cassie nota che tutti gli altri guardano il telefono perché qualcosa di importante sta accadendo. Più tardi, la famiglia di Cassie guarda il notiziario sugli alieni. Durante i primi 10 giorni, gli alieni non hanno fatto nulla. Improvvisamente tutti i tipi di dispositivi smettono di funzionare. I bambini della classe sentono uno schianto fuori e vedono delle auto sulla strada di fronte alla scuola. Questa è la prima onda che ha messo fuori uso qualsiasi fonte di energia. Passa un lasso di tempo, Casey e Sam stanno prendendo l'acqua, quando la seconda onda colpisce sotto forma di terremoto. Scappano dagli alberi che cadono quando un'onda gigante appare dietro di loro. Casey riesce a portare Sam e se stessa in salvo, arrampicandosi su un albero vicino. Dopo la seconda ondata, è chiaro che gli alieni stanno cercando di sterminare gli umani per prendere il controllo della Terra. Più tardi, Casey e il resto della sua famiglia guardano la tomba della mamma che è morta per la malattia. I tre lasciano la casa e iniziano il viaggio verso un campo profughi. Arrivano prima del calar della notte e vengono accolti nel campo. Qualche tempo dopo, tutti sentono uno strano rumore e vedono una nuvola di polvere che si avvicina al campo. Il colonnello Vosh annuncia che lui e i suoi uomini provengono da una base dell'esercito e sono lì per aiutarli. Gli ufficiali dell'esercito dividono gli adulti dai bambini. Gli adulti vanno nella sala mensa per una riunione e i bambini salgono sugli autobus. Una volta che i bambini sono dentro, Sam si rende conto di aver dimenticato il suo orsacchiotto e dato che Casey non riesce a convincerlo di partire senza, lei va a prenderlo, mentre lui aspetta sull'autobus. Corre dietro, ma non riesce a raggiungere l'autobus. Nel frattempo, Vosh informa gli adulti che l'esercito crede che la quarta ondata sia iniziata. Gli alieni sono scesi dalle loro navi e si muovono tra le persone, avendo le capacità di prendere controllo degli umani. La gente del campo va in panico e Vosh dice loro che anche se possono rilevare gli alieni nei bambini, non possono ancora rilevarli negli adulti. Casey appare fuori dalla sala, ma Oliver le segnala di non entrare e nascondersi. Improvvisamente un uomo si dirige fuori, chiedendo di lasciarlo passare, e tutti iniziano a sparare. Casey corre nel bosco. Un po' più tardi i soldati lasciano il campo. Casey torna a prendere l'orsacchiotto di Sam. Cammina all'interno della struttura e trova Oliver morto tra gli altri. Prima di andarsene, Casey afferra un'arma e corre di nuovo nel bosco. Di sera i bambini arrivano alla base. Il primo numero chiamato è quello di Ben, la crush di Casey. Un medico dell'esercito lo sta esaminando mentre il sergente Resnick lo interroga. Gli inietta un rilevatore nel collo. Ben chiede come possono combattere gli alieni se non sanno chi sono. Resnick lo porta in un'altra stanza per dimostrare come sono in grado di rilevarli. Lei gli mostra un bambino attaccato ai fili e poi gli dà una visiera speciale per vedere l'alieno. Allo stesso tempo, Casey si nasconde nel bosco e pensa di non potersi fidare di nessuno. Il suo obiettivo principale è quello di raggiungere la base e trovare Sam. Dopo un lungo viaggio, finisce l'acqua quando vede il negozio dove l'abbiamo vista all'inizio. Il giorno dopo, raggiunge un'autostrada piena di auto abbandonate. Casey vede un drone alieno e viene immediatamente colpita alla coscia. Sfortunatamente sviene. Nel frattempo, Vosh prepara i bambini per l'imminente battaglia con gli alieni. Dice loro che stanno pianificando un attacco finale, la quinta onda. Se gli alieni avranno la meglio, l'umanità sarà spazzata via. Casey si sveglia in un letto, attaccata a una flebo e con la ferita curata. Improvvisamente qualcuno sale le scale e mentre lui entra, lei finge di essere addormentata. Il giorno dopo, Casey tira fuori l'ago della flebo, arriva al suo zaino per trovare la sua pistola, ma cade perché la sua ferita è ancora fresca. Quando l'uomo entra, le dice che sa che è sveglia. Si presenta come Ivan, Casey chiede dove si trova ed Ivan le dice che l'ha trovata e l'ha portata lì. Ivan le dice che ha voluto aiutarla perché non poteva salvare la sua famiglia e aveva bisogno di sentirsi più umano. Alla base, i bambini stanno giocando a poker quando Resnick la porta e la presenta come Ringer. Non appena Ringer mette giù le sue cose, va da Ben e chiede se lui è il leader della squadra.
Cassie sta pianificando il suo percorso verso la base, rimanendo ancora con Ivan. Mentre lui è nel cortile, lei va nella sua stanza e trova uno scompartimento segreto. Cassie trova la sua pistola nascosta lì. La afferra, mette le cose nello zaino e zoppica fuori di casa. Cassie finisce in una trappola ed Ivan la cattura, la disarma e la tira giù, dicendole di fare silenzio. Quando tornano a casa, Ivan le dice che non le ha parlato della pistola perché aveva paura che fosse un'aliena. Lei dice che vuole andare alla base per prendere suo fratello, ma Ivan dice che potrebbe essere già morto. Cassie non è d'accordo e dice che andrà lì a prescindere. Ivan la segue nella sua stanza e le dice che verrà con lei. Nel frattempo, Ben parla con Ringer. Lei gli dice che a differenza sua, doveva prendersi cura di se stessa anche prima che gli alieni attaccassero la terra, quindi è pronta a tutto. I due salgono sul tappeto e Ben le dice che se la butta a terra insegnerà a lui e al resto della squadra come sparare. Sfortunatamente lei si distrae e quindi lui la butta a terra. Cassie ed Ivan stanno per raggiungere la base. Lì Ringer sta insegnando alla sua squadra come sparare. Da alcuni consigli, Resnick entra e dice a Ben che il colonnello vuole vederlo. Vosh lo chiama e lo informa di diversi attacchi simultanei a diverse città. Il quinto attacco è iniziato. Gli mostra una versione migliorata e mobile della visiera che hanno usato nella sala medica, quindi possono vedere gli alieni sul fronte di battaglia. Vosh gli dice che hanno bisogno di testare le visiere sul campo e manderà la squadra di Ben insieme alle altre 4 in battaglia. Nel bosco, Cassie si sveglia nella tenda da sola. Quando Ivan torna da lei, trova Cassie che guarda le sue foto. Ivan poi vede una foto di Sam e le dice che non vede l'ora di incontrarlo. Quella mattina, la squadra sale su un elicottero per raggiungere il campo di battaglia. La squadra arriva sul posto e un ufficiale chiede a Ben quale sia la loro missione. Dice che devono infiltrarsi nel nido del nemico e terminarli. Dice che le visiere si illuminano di verde per gli alieni e che una volta che hanno finito, dovrebbero segnalare per l'estrazione. Ben guida la sua squadra di bambini quando uno di loro vede due alieni davanti loro. Prima che la squadra possa organizzarsi, iniziano a sparare contro di loro. Trovandosi in una situazione difficile, si nascondono in un vicolo e Ben dice loro di correre e ripararsi in un autobus. Lui e Ringer sono gli ultimi, così Ben chiude le porte. Uno di loro viene colpito. Ringer urla di correre e mentre lo fanno, l'autobus esplode dietro di loro. La squadra entra in un centro commerciale abbandonato e si sistemano lì. Ringer si unisce a loro e immediatamente esprime il suo sospetto che qualcosa non va con gli alieni. Si chiede come possono creare terremoti e tuttavia avere paura di un esercito di bambini. Ringer decide di fare un test, così tira fuori il suo localizzatore. Nel momento in cui lo fa, il resto la vede come un alieno sulle loro visiere e va in panico. Non sanno cosa fare finché Ben non si rende conto di ciò che sta accadendo. Tira fuori il suo localizzatore e anche gli altri lo vedono come un alieno. Ben dice che non è un alieno e nemmeno le persone contro cui avevano sparato prima. Rosniak e Vosh hanno mentito. Dice che verde in realtà significa umano e che le visiere sono false. Il vero test era su di loro, per vedere come avrebbero reagito alla situazione. Quando gli altri mettono in discussione la sua logica, spiega che l'esercito è governato dagli alieni, che manipolano i bambini a fare il loro lavoro sporco e uccidere il resto dei sopravvissuti. Ben dice loro che non stanno combattendo gli alieni, ma altri umani. Ben sarà l'unico a tornare alla base per salvare Sam. Dice a Ringer di sparargli in modo che sembri reale. Contemporaneamente, i cacciatori trovano Ivan e Cassie. Ivan esce dall'auto e uno di loro gli dice che è fuori dal suo settore dei droni e poi gli spara addosso. Cassie si sveglia e trova Ivan alle prese con i due uomini e lui le dice di scappare. Prima di fare ciò, Cassie tira fuori la pistola e sta cercando munizioni quando vede qualcosa di strano. Cassie spara con la pistola, ma Ivan viene in suo soccorso. Cassie capisce che qualcosa non va, così lo minaccia con la sua pistola. Ivan le dice che lui è sia umano che alieno. È un agente dormiente creato molto prima dell'inizio dell'invasione. Quando la nave arrivò in orbita, la parte aliena di lui si svegliò. Ben aveva rintracciato Cassie in precedenza e quando un altro cacciatore le ha sparato, lo ha ucciso per salvarla. Adesso crede nell'amore grazie a lei. Cassie gli dice che se lui la segue, lei lo uccide. Nel frattempo, Ben sale su un elicottero e torna alla base. Più tardi, lei finge di cadere davanti a uno scolabus e la portano dentro. Il suo numero viene chiamato e riceve lo stesso trattamento di Ben. Mentre le viene mostrato l'alieno, colpisce Resnick alla testa. Lottano per un po', ma Cassie la uccide, prende i suoi vestiti e attraversa la base alla ricerca di suo fratello. Ben ha una riunione con il colonnello Vosh, ma quest'ultimo ha intuito la situazione. Gli chiede cosa sa e Ben gli dice che sono degli alieni. Vosh dice che gli esseri umani non hanno fatto nulla di sbagliato, ma stanno solamente occupando un pianeta di cui hanno bisogno. Poi lo affronta con un'altra verità sugli umani. Vale a dire che abbiamo fatto le stesse cose agli altri per secoli. Improvvisamente un ufficiale entra e dice loro che Resnick è stata uccisa. Ben combatte e uccide il soldato, poi toglie il suo localizzatore. Allo stesso tempo, Cassie sta correndo attraverso i corridoi, mentre avviene un'altra esplosione. Vosh ordina che i droni vengano schierati, in modo che possano vedere chi li sta attaccando. Cassie si imbatte in Ben e lo disarma all'istante.
Si riconoscono e lei le dice che sta cercando Sam. Ben le dice che l'esercito è comandato dagli alieni e che stanno schierando suo fratello in battaglia. Casey si fida di lui e vanno a cercarlo insieme. Due soldati li fermano, ma compare Ivan e li uccide. Ivan dice loro che ha piazzato le bombe e quando l'ultimo degli aerei con i bambini sarà decollato, farà esplodere la base. È dispiaciuto di aver mentito a Casey e dice che ha scelto il suo lato umano grazie a lei. Ben e Casey corrono a trovare Sam prima che Ivan faccia esplodere tutto. Si imbattono nelle file di bambini poco più tardi. Entrambi si spostano tra le linee per localizzare Sam, quando Casey finalmente lo vede e l'abbraccia. Ben tira fuori il suo localizzatore. Wash sta evacuando la base. Vede Ben e gli altri correre, sale sull'elicottero e li insegue, ma non riesce a uccidergli prima che la base esploda. Improvvisamente, Ringer e il resto della squadra di Ben appaiono in un camion dell'esercito e li salvano. Casey guarda la base esplodere e pensa a Ivan. Più tardi, la squadra si è stabilita da qualche parte, riposando e mangiando. Ben parla con Casey e le chiede cosa dovrebbero fare. Dice che hanno bisogno di salvare gli altri bambini, ma lei ancora non sa come farlo. Si uniscono agli altri della squadra e si preparano per la battaglia. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un like per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.